Ciao amici, come state? Qui tutto bene, grazie, vero? Ma questa settimana di cosa ci vuoi parlare? Volevo prima di tutto ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno. Sono stati tanti e mi hanno fatto bene, perché dovete sapere, soprattutto voi giovani, che dopo una certa età non è più così bello contare gli anni passati, ma almeno io mi sono consolata con la vostra amicizia e le vostre frasi così piene di bei sentimenti. Ho ricevuto tantissimi messaggi e tra l'altro sembra che moltissime persone stiano migliorando la loro vita e stiano acquisendo nuove abitudini e una mentalità più trendy e sana grazie ai video del mio canale. Sono felicissima. E sapete qual è il punto di partenza per molti? Vi stupirete, è la colazione. Io lo sapevo che iniziare la giornata con il mio barattolone fa la differenza, perché è quello che faccio io e vale anche per me, ma anche moltissime persone me lo hanno scritto e raccontato. Bravi! Chi non sa di cosa sta parlando, vada a vedersi questo video dopo questo di adesso e poi ne riparliamo, ok? Come sapete, perché l'ho detto a tutto il mondo, ho festeggiato il mio XX'esimo compleanno a Milano in un locale molto carino. C'erano tante belle persone che sono passate a salutarmi, solo che A, non sono riuscita a fare la diretta, B, il locale era un po' scuro per le foto e le riprese, C, la connessione non teneva perché eravamo un po' all'interno di un edificio molto grande e schermato. Insomma, è stato un evento più analogico che digitale, ma è stato bello lo stesso e io vi ho pensato tanto, davvero. Benissimo, ma senti, cambiamo discorso. Ormai il tuo compleanno è passato e un passaggio sta in terradio. Questa settimana c'è il Black Friday, sono già in fibrillazione. Già, e non sei la sola, credo. Da qualche anno ormai questa tradizione dello shopping americana si è introdotta anche qui in Italia e secondo le statistiche il fenomeno è in crescita ogni anno. E Squaletto vuole sapere cosa ci offri tu in questo Black Friday? Posso proporre uno sconto anch'io, eh? E su cosa? Sui miei libri, il 20% di sconto su tutti i miei libri, che sono ben 6, perché forse non lo sapete, ma tra una cosa e l'altra, un video e l'altro, mi piace anche scrivere libri di salute naturale e di ricette sane, quelli insieme a Serena, perché lei è molto più brava di me a cucinare. E poi posso offrire uno sconto del 10% su tutti i miei ebook. Così essere trendy e sani sarà ancora più facile. Trovate il link alle mie opere scritte nella i qui sopra e nelle info qui sotto. Ma veniamo a una notizia interessante che a me è piaciuta. Stare insieme agli altri è bello, ma per stare ancora meglio, la scienza consiglia di stare da soli almeno 15 minuti al giorno. Chi ci avrebbe mai pensato? Questo per chi è sempre impegnato e attivo e circondato da persone e non ha mai un attimo di quiete. Invece la quiete è necessaria per ridurre il carico di stress, il carico emotivo e provare meno emozioni negative come irritabilità, insofferenza e agitazione. Ah, ecco perché ogni tanto Squaletto se ne va a fare un tuffetto tutto da solo. Un momento di decompressione serve a tutti. Io vi consiglio di prendervi un quarto d'ora al giorno e guardarvi un paio di miei video in totale calma e relax. Ve lo dico perché molti mi scrivono che i miei video sono come una terapia riequilibrante. Io vi ringrazio e vi dico, provate anche voi e fatemi sapere come va. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ah, guarda, mi serviva solo una buona scusa per starmene lì a guardare un po' di video in pace. Come sempre, per vedere i miei prossimi video e anche quelli già pubblicati sulla salute naturale e l'alimentazione sana, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati appena esce un nuovo video e non perderlo. Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo presto! Chi vuole essere salutato nel prossimo video me lo scriva nei commenti e lo farò. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!
O passato sta interrato.